Pertanto segnalo che a livello di trasporto ferroviario, il recente decreto 70 del 2014 ha individuato e assegnato conseguenti funzioni alla Autorità di regolazione dei trasporti come organismo nazionale incaricato del controllo appunto dell'osservanza da parte delle imprese ferroviarie dei diritti e dei diritti sanciti a livello comunitario. Lato aria abbiamo non tanto l'Autorità dei trasporti quanto l'Ente Nazionale di Aviazione, l'ENAC, okay, che è l'organismo responsabile sia del controllo della disciplina comunitaria e delle relative sanzioni. L'importante è che con questi decreti, i decreti attuativi della disciplina comunitaria, hanno assegnato all'autorità responsabile di poter quindi sanzionare le condotte illegittime. Lato mare, le segnalo che sì, il regolamento comunitario ha previsto il diritto al rimborso in caso di soppressione del viaggio e tutto quanto. Manca a livello nazionale l'individuazione del soggetto pubblico responsabile dell'attuazione della disciplina comunitaria, tanto che segnalo che l'Italia, in buona compagnia con altri paesi europei, è sotto procedura di infrazione per mancato ricevimento appunto e per mancata individuazione dell'organismo nazionale di controllo. Sul web credo che sia uno strumento, come dire, che può fornire informazioni ma molto delicate. Ho l'idea, da quanto diceva il colonnello poco fa, che sono più le informazioni che diamo noi che quelle che riceviamo dal punto di vista del marketing e delle aziende che questo tipo di informazioni richiedono. E quindi è un discorso molto delicato, anche lì serve consapevolezza e la consapevolezza passa per la conoscenza. Secondo me questa è la base fondamentale. Stiamo lavorando su diversi tavoli, anche con di Consum per quanto riguarda il furto di identità e tutta una serie di altre disgrazie del genere che ci possono capitare, e cerchiamo di dare delle proposte operative. Proposte operative che mi piacerebbe che riuscissimo a fare anche noi con questi tavoli qua dove ci incontriamo, dove ci sono praticamente le eminenze grigie di un sacco di istituzioni, unioni, associazioni. Sarebbe bello che potessimo dare un qualcosa, di proporre qualcosa di concreto, cioè dopo, quando siamo a mezzogiorno, ci riuniamo, cosa diciamo a tutti gli altri. Per esempio, non so, io ho preso un po' di appunti, alcune cose mi hanno anche anticipato, perché siamo ai giorni col discorso dell'educazione civica, secondo me questo qua è basilare, perché partendo dal titolo, consumatore consapevole, la consapevolezza arriva dalla conoscenza, sostanzialmente. Conoscenza che, diciamo, può essere interna o esterna, cioè interna se me la creo io, me la faccio io, come diceva Mauro, mi informo, altro, esterna l'azienda, per dire, piuttosto che il pubblico, l'istituzione che deve darla al potenziale cliente, comunque al consumatore, alla persona, chiamiamola persona. Quindi io, nel mio mondo di utopia, mi immagino un intervento, diciamo, aggirante, nel senso, da una parte qualcosa che fa il pubblico. Io non so, qualche anno fa c'era pubblicità progresso, vedo che ogni tanto lo fanno ancora, no? C'è ancora qualche investimento del genere. Piacerebbe che pubblicità progresso dicesse, indipendentemente, quindi io rappresento una società finanziaria, qua abbiamo anche un'altra società leader del mercato, quindi non parlo della nostra esperienza diretta, parlo proprio del consumatore consapevole. Cioè, pubblicità progresso, di dire, va bello grosso, perché molti non ci arrivano neanche a capire dove si informare. Con l'esigenza di andare a comprare la medicina, con l'esigenza di andare a comprare il televisore o prendere un finanziamento, sono sul momento, poi l'acquisto sostanzialmente emotivo, è fatto di pancia, sostanzialmente, no? E molti non ci arrivano al fatto di doversi informare. Diciamolo dal mondo di vista pubblico, pubblicità progresso, prima di fare qualsiasi cosa, ci sto semplificando, ma il concetto da passare, informati, chiarisci i dubbi e chiedi quello che non ti è chiaro. Noi cosa possiamo fare da parte azienda? Cioè, non è che dobbiamo aspettare sempre che facciamo tutto agli altri. Noi intanto ci stiamo muovendo, perché Mauro dice tutte le esperienze, sono andati nelle scuole, noi stiamo andando nelle scuole, loro stanno facendo tutta un'altra serie di attività, come tutte le altre aziende, vuol dire. Quindi stanno cercando di colmare quello che è il gap legislativo, cioè la mancanza di un qualcosa che ce lo, tra virgolette, visto che gli italiani ce lo devono imporre per farlo, la mancanza di un'indicazione, diciamo, stringente, stiamo cercando tutti di fare qualcosa. Noi ci crediamo, che tutti quanti, se il cliente è informato, alla fine poi è soddisfatto.